Siamo da Pedia San Salvatore, accanto a me ho la signora Lucia. Buonasera Lucia. Buonasera. Lei sta partecipando al mercatino, alla città delle fiaccole, è proprio il periodo che ci sta accompagnando al Natale. Mi stava dicendo dietro le quinte che è la prima volta che viene ad Apete San Salvatore, sulla mia innanzitutto le prime impressioni. Rimasta molto soddisfatta perché ho trovato accoglienza, ospitalità, gentilezza, che vi devo dire, si è trovato bene. Tutto di quello che si può dire di positivo e ritornerò. E ritornerà, tra l'altro ha preso anche un'imbiancata, come dice da noi, ha fioccato un pochino, questi 4-5 centimetri di neve hanno un po' aiutato. È stato quello che ha completato la ricchezza del contesto del mercatino. Ecco. Siamo a dicembre, un po' di neve, un po' d'acqua, che se chiesta tanto ci voleva, anche se magari è stata sfavorevole per l'esposizione, ma ci siamo comunque adattati. Certamente, tra l'altro l'esposizione qui, se ne parlava anche stamani mattina, si parla di cose fatte a mano, la vedevo sferrozzare, elementi naturali. Un cinetto tunisino, tutte cose fatte con queste mani. Sono poche cose perché il tempo, faccio anche la nonna, quindi ecco. Avanzatempo, si fanno queste opere d'arte, io chiamo, perché c'è di tutto, dal chiacchierino al tombolo, qui no, c'è certo. Solo il chiacchierino, ma sì. Macramè, e più ce ne mettiamo, tra l'altro, era una mia passione, messa nel cassetto e tirata fuori adesso e sono in pensione. Ecco, quindi questo è anche un messaggio, non solo perché è in pensione, magari qualche giovane che invece di pensare troppo a questi... Potrebbe imparare, io sono disponibile per quello che so fare, a imparare anche i maschi, perché i nodi sono dei maschi, il macramè. Però tutto il chiacchierino, mio figlio quando mi vide fare con mamma, ma che fai? Faccio il pizzo, però fare il chiacchierino, poi non l'ha più fatto. Sì. La soddisfazione mia, oddio, anche i maschi si interessano dei nodi. Va bene, quindi, senta, torniamo alla festa. Il mercatino, un mercatino che vuol far vedere veramente l'artigianato, locale o non locale, comunque sia, tutti elementi che riconducono al Natale, però il più possibile con le vecchie realizzazioni, le chiamo genericamente così. Sì, le vecchie realizzazioni, io ho trovato nel mercatino una brava persona che si chiama Santina, che mi ha portato della lana di pecora, di qui della Miata, ecco. Col fuso arrotolata, fatti i fili, e con questo attrezzo che è il precursore dell'arcolaio, questo è un arcolaio, questo è il suo precursore, dove ci mettevano i fili della lana per fare il gomitolo e per fare allora maglie, calze. Ora io sto facendo una scarpetta con questa lana di pecora non trattata, che oggi non si trova più. Io l'ho trovata a Badia grazie a questa persona che mi ha detto: Lucia, ma le vuoi? Volentieri, dico, perché questa è pura lana, alpaca, merino, tutte robe buone, pura lana. Però è lana che è passata dall'industria, questa no. È quindi, solo passata dai poggi dell'abbadia, perché mi ha detto. Sono delle pecore dei miei predecessori che hanno filato e me l'ha portato alcuni gomitoli, questo è da gomitolare, e mi ha portato anche l'attrezzo con cui questi predecessori suoi veniva fatta la matassa. Sì. Ecco, quindi questo è poi il secondo messaggio, anche per concludere, Lucia, di quello che ancora oggi c'è e bisognerebbe tirarlo fuori. E io dico, i lavori non ci sono, ma se ci guardiamo intorno, la madre terra ci dà qualcosa di ricco, di naturale e di sano. Bene. E di sano, sottolineo. Di sano. Come un sano buon, auguriamo allora un sano buon Natale, Lucia, e un buon mercatino. Sereno Natale, io sto facendo, ora non le ho portata di mano,
le foglie d'olivo come simbolo di pace. Bene. Perché l'olivo è il simbolo di pace, come la quercia è il simbolo dell'unione familiare. Bene, allora salutiamo a tutti voi, tanti auguri di pace e serenità. Grazie. Per il futuro, non solo per le feste, ma anche per il futuro. Allora, porta a Poggi Ponzi il Natale anche della mia casa. Volentieri, sicuramente. Grazie mille.